Buongiorno bella gente e bentornati nel mio canale, io sono Amalia e oggi vi porto un assunto di video miei precedenti, tre trattamenti o tre maschere che rendono i capelli ricci, definiti, morbidi, elastici, luminosi, idratati, stupendi. Quindi vi ho portato questo assunto di tre trattamenti. Bella gente, se vi piace questo video, se vi piacciono i miei video, mi raccomando, sostenetemi con un like e iscrivetevi al canale, attivando la campanellina così vi arriva tutta la novità e cominciamo col primo trattamento. Cominciamo con la nostra maschera magica. Ci ho messo due cubetti di gel di semi di lino, che io li preparo una volta al mese, poi li congelo. Comunque congelo anche il latte di cocco che mi avanza, perché lo uso sia per il corpo che per i capelli che per il viso, perché è super 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 idratante. Allora ci metto un bel po' di latte di cocco perché i miei capelli chiedono pietà e aggiungo questo mix di oli e chiodi di garofano che ho preparato la settimana scorsa, vi lascio il link qua sopra, frullo tutto e la nostra maschera è pronta. Secondo trattamento. Allora, una ciotola, un po' d'olio d'oliva che ce l'abbiamo tutti a casa. Ho aggiunto olio di peperoncino che ce l'ho da un sacco di tempo, ho detto ma lo usiamo. Olio di aloe. Io ho usato tutti gli oli che ho a casa, voi potete utilizzare qualsiasi tipo di olio avete a casa, olio di avocado, olio di semi di lino. E potete utilizzare, se non avete solamente l'olio extravergine, l'olio di semi di girasole, ad esempio, olio di karité. Io sono, cioè, ho una marea di oli, ok? Quindi usate quello che avete a casa, non serve spendere soldi. Olio di jojoba e ci ho messo olio di chia, che è super idratante. Ma il basico è l'olio di ricino. Quindi se avete olio di ricino, olio extravergine, olio di semi di lino, scusate, di girasole o di arachidi, vanno più che bene. E ho aggiunto qualche chiodo di garofano. Se voi avete l'aglio, io vi consiglio di usare l'aglio perché aiuta la crescita dei capelli. Io non ce l'avevo a casa, quindi ho messo i chiodi di garofano perché aiutano alla crescita dei capelli. Comunque ho scaldato l'olio, non l'ho fatto bollire, l'ho solamente scaldato e adesso vado a imbottigliarlo. Questa quantità mi dura per 2-3 trattamenti. Sapendo che l'olio non va male, andiamo a utilizzarlo. Quello che ci avanza lo usiamo il secondo lavaggio o il terzo lavaggio. E il nostro olio è già pronto. Adesso andiamo ad applicarlo. Terzo trattamento. Cominciamo con il nostro trattamento. Prendiamo del riso bollito e tiepido. Lo mettiamo dentro una Remix. Abbiamo messo 4 cucchiai belli abbondanti perché i miei capelli chiedono pietà. Ho aggiunto questo trattamento che avevo prima di gel di semi di lino con varie erbe aromatiche congelato e aggiungo dell'olio extravergine. Se avete del gel di semi di lino sarebbe l'ideale, ma io li preparo e li congelo. E aggiungo un pochettino di miele perché i miei capelli davvero erano distrutti. Io preparo un trattamento alla settimana o due, dipende dalla esigenza che hanno i miei capelli. Basta, frullo tutto, la nostra maschera è pronta. Spero che vi piace. Per vedere il video completo vi lascio il link sopra di come lo tratto e come li applico. Bella gente, se vi piacciono i miei video, se vi piace soprattutto questo video, mi raccomando, lasciatemi un like e iscrivetevi al canale attivando la campanellina così vi arriva tutta la novità. Ciao a tutti e il risultato favoloso!